Elia, a mio modesto, dal basso della mia inesperienza, a mio modesto giudizio, sei stato il migliore in campo, e questo sorprende abbastanza perché sei arrivato un paio di giorni fa. Come ti sei sentito e come giudichi la tua prestazione e la prestazione della tua squadra? No, allora ti ringrazio per il complimento che mi hai fatto e io valuto la prestazione di squadra una prestazione buona, nel senso che per il momento in cui siamo, per la forza che abbiamo nelle gambe, per la preparazione che abbiamo fatto, era questo potevamo fare. Ovvio che gli errori ci sono stati, anche se abbiamo preso dei gol nei momenti più cruciali della partita. Pensavamo di aver trovato il giusto equilibrio e invece purtroppo abbiamo preso dei gol. Poi è stato preso anche il gol della domenica, che purtroppo ci ha spezzato le gambe. Noi dobbiamo lavorare forte, siamo in un periodo brutto perché, ti ripeto, siamo senza preparazione. Io penso che per una squadra essere senza preparazione sia la cosa peggiore. Abbiamo ora partita di mercoledì, poi rigiochiamo domenica, quindi sono partite una dietro l'altra e dobbiamo tirare fuori il carattere e la voglia, perché senza la voglia non facciamo niente. Probabilmente il punto di svolta della gara poteva essere quel momento in cui Parker ha colpito di testa sull'uscita del portiere, la palla è uscita, oppure poco dopo, sempre di testa, quando è arrivato Lorenzini in leggero ritardo, sempre sul tocco di Parker. C'è un po' una scarsa capacità di arrivare in porta della Massese? Scarsa capacità non credo perché... ti ripeto, probabilmente con la giusta preparazione, la forza nelle gambe sia di Lorenzini, Lorenzini poteva magari arrivare, questo non lo possiamo sapere. La voglia c'è stata, perché andare Lorenzini è andato in scivolata, ha provato a chiudere un, diciamo, errore, ma non era errore perché poteva essere anche una palla difficile di Sean, quindi... la voglia c'è stata, quella ci deve essere sempre. Ovvio che l'errore purtroppo nel calcio ci sta e a noi è andata male, perché se riuscivamo a fare sia il colpo di testa di Sean sia il colpo di Lorenzini, a quest'ora si parlava di un'altra partita. È stata la tua prima partita a Massa, le tue impressioni? No, io... A parte il caldo. È un caldo che anche quello ha condizionato, perché conta tanto la temperatura su un campo grande così. Quello che posso dire è che... Qualcosa sul clima esterno? Sul clima esterno è qualcosa che io ho avuto la fortuna di, negli anni passati, di giocare contro, e quindi sapevo già dove andavo. È un ambiente che Massa penso sia una tra le più grandi piazze della Serie D della Toscana, perché il calore che mette la città è difficile trovarlo in altri posti. E sono venuto qua e ho parlato con delle persone serie, quindi è un progetto importante e credo veramente che con la giusta testa, la giusta voglia, questa squadra può fare veramente delle grosse cose. Ti ringrazio, grazie a lei. Bocca al lupo. Crepi il lupo.